Una domanda in realtà a tutte e due. Io credo che a tutte e tre, scusami. Credo che Wissal abbia dato prova di un'irriducibilità del linguaggio artistico, nel senso quando il linguaggio artistico è radicato in un vissuto che è come il tuo, un vissuto segnato da una razzializzazione, ovviamente marcato dal tuo genere, quando si innesta, diciamo, su un percorso di militanza, c'è una radicalità, appunto, che sta nel performativo, che io posso non sapere l'arabo, ma sento una potenza, che una potenza pienamente politica, e capisco che sia, come dire, anche un veicolo di trasformazione delle persone, un veicolo di soggettivazione. Anch'io che sono italiano al 100%, mi sono forse, chi lo sa, chi può dirlo, tra l'altro, da ragazzino anch'io vengo da un luogo dove non si faceva politica, anch'io i primi approcci, diciamo, un pensiero politico li ho avuti attraverso il rap. Ricordo Fa la cosa giusta di Spike Lee, che vidi forse qualche anno dopo l'89, forse nel 92, non so, su Italia 1 in seconda serata, eccetera eccetera. Però anche Magda ha detto, cioè non so, oppure non sono un esperto di poesia, non sono un esperto di letteratura afro-caraibico, anglo-caraibica, però non serve capire il patois per sentire che Linton Kwesi Johnson è dalla tua parte o che tu sei dalla sua parte in qualche modo. Ciò detto, però, c'è una cosa che ha detto Magda che è molto, secondo me, molto importante. Ha detto, per esempio, il termine intersezionalità va molto di moda. Allora, è il tema, come dire, della cattura anche, diciamo, dei linguaggi, dei contenuti, che forse il livello performativo è un modo anche di sfuggire alla cattura. Cioè io penso, la domanda è a tutte voi, che cosa stanno facendo le industrie culturali? Ovviamente il rap è una questione annosa, ma io e altre compagne e compagni, per esempio, di Saledox a Venezia, ci occupiamo di arti visive, per esempio, e vediamo come in quella nicchia, una nicchia culturale di mercato, cioè c'è una continua cattura, ne parlavamo ieri con Silvia Federici, che era al sale, c'è un lavoro di continua cattura e io credo anche depoliticizzazione di tematiche che sono le vostre, le nostre, cioè penso all'arte attivista negli ultimi 15 anni, penso al queer. Io credo che gli spazi istituzionali non debbano essere, non si debba rinunciare, soprattutto credo che, visto che il campo delle industrie culturali è marcato da un enorme privilegio, per esempio in Italia, sia assurdo, per esempio, che io venga a chiedere a te, per esempio, nel momento in cui qualche major ti chiede il contratto, di rinunciare in nome di una purezza, cioè credo che questo sia totalmente sbagliato. Ma cosa si può fare? Oppure tu, che sei un'osservatrice, per esempio, immagino più di me, del rap, eccetera, cosa sta succedendo, per esempio, a quel genere in Italia? In che modo parla alle ragazze, ai ragazzi in maniera maggioritaria? E in ultimo, non mancano forse delle infrastrutture di movimento in qualche modo per una circolazione di linguaggi espressivi ed artistici che dovremmo ritornare a fare nostri davvero nella circolazione e a provare a ricatturare, a riportare in qualche modo a quelli che sono i nostri percorsi militanti. La cosa accade anche moltissimo con l'Accademia, cioè io penso all'Italian Thought, per esempio, il pensiero italiano, eccetera eccetera, tutta questa, non so, per dire una cosa magari su cui puoi intervenire tu, cioè a me fa molto arrabbiare, perché in qualche modo mi sento da attivista, mi sento in qualche modo, sento che alcuni contenuti, alcuni linguaggi che sono importanti, che sono, si aprono degli spazi ed è bene, però sento anche una grande espropriazione della radicalità di questi linguaggi e del loro ruolo sociale e politico. Allora, a me è sembrato tutto molto difficile, però ho una piccola semi, uno spunto. Abbiamo parlato un sacco e si parla un sacco di appropriazione culturale, no?
che è uno di quei termini che da un lato dovrebbe far sembrare che in qualche modo una serie di battaglie siano state comprese, non so, ed esportate, e quando in realtà quello che capita è che diventa un dibattito piuttosto sterile, magari su dei contenuti e su delle modalità che lasciano un po' il tempo che trovano, e diventano un dibattito tra teorici, diciamo, su cose che hanno poco riferimento nella realtà. Ecco, per me la risposta in qualche modo è tornare come prima a un piano di materialità a cui io tengo molto. Per cui mi butto sull'appropriazione culturale e dico, ok, è un termine. Sapete cos'è l'appropriazione culturale più o meno? Quando si accusa qualcuno di prendere i tratti delle caratteristiche o delle pratiche, dei modi di fare di una minoranza, appropriarli da parte di una maggioranza e metterli a profitto, no? E in qualche modo allora per me la risposta è come, no, cioè, come non rischiare di insterilire il dibattito incuneandoci in concetti che non ci portano dove dobbiamo andare. Nel caso dell'appropriazione culturale, magari è dando l'accento a dei termini che potrebbero rimanere in sottofondo, per esempio la dimensione del profitto, no? Che differenza c'è? Nel senso, lo scambio è naturale, cioè, come potete vedere, tutti ho un vestito magnifico addosso, che non è assolutamente dell'Africa orientale, ma è dell'Africa occidentale, e che fa, potete trovarlo su Instagram e Facebook, Adama Farafina Couture. Ok, no, questo per dire appunto che chi è Adama? È un ragazzo, è un sarto che fa vestiti, perché è un sarto, con stoffe provenienti dall'Africa occidentale, mettendo a valore la sua forza lavoro autonomamente, non so, ok, allora in qualche modo indossare un abito del genere, prendere piuttosto che una pettinatura, piuttosto che, permette in qualche modo di creare uno scambio culturale, non andando ad influire. Non andando ad egemonizzare degli spazi, che invece sono spazi, insomma, di espressione e rivendicazione di una minoranza. Questo mi sentivo di dire. Hai dato una quantità di spunti che non so neanche da dove iniziare. Allora, c'è una cosa che è il meticciaggio del linguaggio. Cioè, allora, io che sono appassionata di rap, per esempio, mi affascina molto il fatto che i rapper di oggi, rapper diciamo di origine straniera oggi, per esempio, inizino in un certo senso a rivendicare anche un linguaggio che sia in un qualche modo di anche appartenenza meticcia, per l'appunto, no? Gli afroamericani, cioè il linguaggio afroamericano fondamentalmente nasce da una controlingua, cioè gli schiavi d'America, gli schiavi africani d'America, che venivano da varie zone dell'Africa e non parlavano la stessa lingua, utilizzano la lingua inglese come matrice, però in qualche modo modificandola per poter parlare tra di loro, ma senza farsi capire dal padrone, attraverso tutta una serie di pratiche, per esempio il counter language, che cioè tu dici buono per dire cattivo, e solo chi lavora nella piantagione sa che buono significa cattivo e che cattivo significa buono. Ma queste sono diciamo, delle strategie, no? Che il linguaggio può aiutare anche a può aiutare gli schiavi, poteva aiutare gli schiavi a sopravvivere. Poi ci sono tutta una serie di altre, c'è un libro bellissimo che si chiama Black Englishes di Anna Taronna, che ha fatto tutto questo discorso sul meticciaggio della lingua, e mi interessa molto perché rivendica appunto un'apertura dal punto di vista anche del pensiero, perché magari ci sono delle parole
che in italiano non trovano una traduzione, no? Oppure attraverso l'utilizzo di una lingua straniera rivendichi anche un'identità che non si conforma in un certo senso a quella che è il concetto di integrazione necessaria, di assimilazione culturale da questo punto di vista. Quindi io rivendico il mio bilinguismo, appunto anche attraverso la poesia di prima, perché sono più di quello che vorrebbero che io fossi. Perché giurando fedeltà alla Costituzione, alla Repubblica Italiana, sembrava in un certo senso come a dire abbandona quello che eri in un certo senso, no? Adesso sei tra noi e non sei più tra di loro. Spunto uno. Due, l'intersezionalità mainstream o l'intersezionalità sterilizzata in un certo senso, è un rischio che però... È un rischio nel momento in cui perde aderenza alla realtà, ovviamente, nel senso che se, come dicevo all'inizio, qual è la traduzione culturale che ha avuto in Italia il concetto di intersezionalità, che è uno strumento, che è una possibilità, no? Di avere uno sguardo complessivo della realtà. E qual è il rischio? Il rischio che diventi un po', non so come dire... Passatemi il termine, però io quando, per esempio, un altro problema per me è il sessismo nei movimenti, no? Io quando vedo i compagni, adesso faccio un esempio parallelo, però io quando vedo i compagni che iniziano a usare tutti, tutto, tutto, asterisco, eccetera, senza aver fatto nessun tipo di riflessione, di decostruzione, di mettersi in gioco, eccetera, come appunto uomini, compagni, eccetera, io dico guardate che state mettendo un po' di zucchero a velo sopra una torta di merda, però cioè, se tu non cambi gli ingredienti della torta... Se tu non cambi gli ingredienti della torta, la torta sa comunque di merda, non è inutile che mi metti lo zucchero a velo. Allora l'intersezionalità, allora dire che siamo un movimento femminista intersezionale sembra un po' come dire siamo inclusive e ti pulisci la coscienza così. E no. Queste sono, come per esempio la questione della statua, sono delle pratiche concrete per dimostrare come femministe native di essere intersezionali, ovvero di anche pensare appunto non una di meno. Però ovviamente entrare nel discorso concreto dal punto di vista della cosa bellissima del femminismo, che bisogna sempre partire da sé, il posizionamento, mai parlare per le altre, eccetera, io anche se becco l'accademica ultrafiga che mi inizia a parlare di antirazzismo come se lo fosse vissuta, invece in realtà si è fatta le pippe sui libri di Audre Lorde e Angela Davis, dico, zia, forse rischi che il discorso diventi anche un attimino troppo, no, troppo mistico, troppo, cioè quel discorso là che tu mi stai facendo, come può essere utile a mia madre che è analfabeta pure, cioè come glielo comunichi, perché se diventa, capito, libri che tu scrivi per studentesse, altre bianche, accademiche, che ci arrivi, il femminismo, questo l'ho scoperto attraverso una femminista hip hop oltretutto, il femminismo è anche un privilegio, cioè essere femminista è un privilegio, cioè il femminismo è una necessità perché è la possibilità all'ultima di poter autodeterminarsi. Nel momento in cui tu fai autocoscienza, è il primo percorso per poter avere, diciamo, un percorso di autodeterminazione, trovare delle strategie che siano individuali, personali o che siano collettive. Comunque attraverso l'autocoscienza hai la possibilità di autodeterminarti, no? Perché in qualche modo esci dall'automazione della percezione, esci dalla sottomissione mentale e quindi hai bisogno di emanciparti in un modo o nell'altro, almeno per quanto mi riguarda. Però il femminismo rischia di essere anche un privilegio, perché diventa anche un esercizio intellettuale. Le intellettuali, sicuramente le teoriche dell'intersezionalità erano delle intellettuali, ma è anche vero che erano delle donne nere, è anche vero che vivevano un contesto che le apparteneva. Guarda se l'han quanto è interessata al discorso. Ciao, guarda come viene fuori. Lo so perché la sto beccando su un punto suo debole. No, diventa una questione di esercizio intellettuale. Allora io la chiudo così. Il femminismo non può prescindere dall'attivismo.
E quindi per me l'accademica deve comunque in qualche modo essere un attivista, perché se no rischia di perdere aderenza alla realtà. Hai capito, Salam? Sì, sto emozionato? Vai, Salam. Io rifletto nel frattempo, penso che sia anche stata una delle, tanto siamo tra di noi, ce lo possiamo dire, di una delle mie perplessità rispetto a quest'ultima Assemblea Nazionale di non una di meno. A me piace tanto, io sono probabilmente parlerei per ore di che cosa significa a livello, anche pur non avendone le competenze, peraltro mi viene da dire, parlerei per ore di che cosa vuol dire sciopero, di che cosa vuol dire mettere i nostri corpi insieme e produrre insomma un immaginario che anzi non solo era stato calpestato ma aveva veramente perso il significato. Però mi chiedo davvero, e poi quando parliamo di pratiche, e quali sono le donne che insieme a noi, cioè che con cui ci organizziamo? Ecco, queste sono delle domande, per esempio, che Carlin Griffith, un attivista afroamericana, ci ha posto nella sua tappa milanese durante una serie di incontri che ha fatto con una di meno in Italia, e non nego che non tutte noi eravamo, diciamo, serene nel risponderle, cioè, e sono domande che appunto che troviamo siano importanti e a cui anche bisogna rispondere. Io la domanda della... Ok, c'è un problema. Metti il microfono più vicino, forse... Ah, scusate. Mi sentite? No, adesso peggio. Sì. Ok. Ok? Va bene, no. Io non posso rispondere alla molto complicata ma anche molto bella domanda che ha posto il ragazzo, nel senso che probabilmente non è lo strumento che utilizzo io nello specifico per comunicare, che fare attivismo. Credo che spesso e volentieri un luogo dove io mi sono sentita a disagio negli ultimi anni è stato il movimento antirazzista, perché invece di definirsi movimento antirazzista ha voluto legare tutto alle contingenze che ci dettava un'agenda fatta da xenofobi razzisti, e quindi parlare sempre dell'ultimo arrivato ci ha portato a sfilacciare legami con chi invece costruiamo le nostre città. E quindi ho paura del cosiddetto tokenismo, no? Di questo utilizzo un po' simbolico del corpo nero quando poi la ciccia non c'è. Ecco, noi a questo dobbiamo stare attenti anche perché l'utilizzo strumentale del corpo nero che viene fatto, no? Quasi per poter permettere, perché è più semplice, perché se pensiamo che loro ragionano molto sulla paura atavica e ancestrale che si ha nel mondo dominato dalla supremazia bianca del corpo nero, noi antirazzisti non dobbiamo farci pregare, e dobbiamo invece parlare a tutte, diciamo, le persone, le provenienze che raggiungono le coste italiane, che non sono principalmente nere, perché la componente nera è minoritaria, ma molto minoritaria. Questo per dire che quando invece parliamo di migrazioni, ci confrontiamo con qualcuno che utilizza il corpo nero, lo abusa continuamente attraverso la attraverso i media, mass media, che raccontano di barche stracolme di persone solo nere, non parlano per esempio del Bangladesh, delle persone che arrivano da altri territori, non parlano di siriani, però poi quando arrivano nelle nostre città ci rendiamo conto di una marginazione evidente. Questa è l'unica cosa che mi viene da dire. Io so che poi abbiamo parlato lungamente e quindi immagino che stiamo arrivando alla chiusura. Credo in generale che appunto una delle sfide che abbiamo sia di coinvolgere e di rendere il nostro attivismo un attivismo orizzontale per davvero. Questo vuol dire a ognuno secondo i suoi bisogni, a ognuno secondo le sue necessità, per quanto mi riguarda. Essere materiale è importante, probabilmente uno dei grossi momenti per non una di meno durante il prossimo sciopero. Io mi auspico sia poter parlare, per esempio, di una delle grosse rivendicazioni da fare sia il permesso di soggiorno, perché se diciamo che è una catena il matrimonio per tantissime donne, sappiamo che il permesso di soggiorno lo è per alcune, ma magari non si parlerà in quei termini. Però iniziare a parlare di permesso di soggiorno per tutte e tutti in un paese in cui
il problema sembra la migrazione più recente e non l'illegalità a cui vengono costrette tantissime persone che sono poi le nostre fratelle e le nostre sorelle di lotta, mi sembra difficile. Quindi mi auspico che ci sia un po' di capacità cioè di rendere concrete, di rendere materiali le nostre istanze, oltre che giustamente teoriche, filosofiche, è in grado di immaginarsi anche un futuro più lontano, ma dobbiamo pretendere qualcosa nell'oggi, assolutamente. Quindi questo è il mio pensiero. Grazie a Sherwood per l'invito, un abbraccio non solo da me ma anche da tutte le compagne e compagni. Grazie a te, Stella, un abbraccio da tutta la foresta. Ciao Winston, scusate. Ciao.